Buongiorno a tutti, spero cari buzzurri che abbiate passato un periodo rilassante durante queste ferie forzate, ma so anche che vi annoiate, per cui eccomi qua. Allora, oggi parleremo di disegno e di grafica 3D, come vedete. Ne abbiamo già analizzato l'argomento facendo le sonometrie e in seconda introducendolo con le proiezioni ortogonali, ma oggi cambiamo sicuramente registro. Parliamo proprio di una grafica che si farà attraverso un software che vi dà la possibilità di entrare in un ambiente tridimensionale virtuale. Ed è un software che è specializzato, si chiama software CAD, come ce ne sono molti, che è un software anche molto preciso. Vi permette questo anche di creare dei prodotti che poi possono anche essere dati all'industria per essere realizzati. Nel nostro caso utilizzeremo un software che si chiama FinkerCAD. Questo CAD è particolarmente predisposto per le stampante 3D, cioè tutto quello che farete in questo software, se avete una stampante o potete mandare via internet uno dei service, dei servizi che lo fanno a pagamento, potete anche farvi arrivare a casa il vostro oggettino che avete disegnato. Quindi andiamo a vedere adesso come si fa, vi faccio vedere l'introduzione, eccola qui, ecco qui FinkerCAD, qui andate in Google, scrivete FinkerCAD, cliccate sopra il primo risultato che vi viene fuori e vi apparirà la finestra del software. Perché? Perché questo non è un software da installare, è un software da utilizzare online, quindi con tutte le piattaforme, con tutti i computer, è possibile utilizzarlo anche sui tablet, ma è un po' difficile senza mouse, personalmente non lo uso da questo punto di vista. Allora, come si fa a avviare? In realtà voi avete un codice, vi ho dato sul registro elettronico un codice per partecipare alle lezioni, quindi basta cliccare di sopra e mettere il vostro codice, dopodiché vi sarà richiesto una login che, come ho spiegato nel registro elettronico, sarà solitamente, a parte casi eccezionali, il vostro cognome. Vediamo cosa appare partecipando alla lezione. C'è un partecipa alla lezione, voglio anche dire che chi non è mio studente e può entrare tranquillamente con altri metodi che vedremo successivamente. Quindi partecipiamo alla lezione, voi adesso scrivete il codice che vi ho dato, io adesso ve lo sposto e lo digito segretamente perché sennò tutti entrano in quella classe lì. Eccolo lì. Nel momento che avete digitato il vostro codice siete già nella classe, ad esempio questa qua, digitate il vostro soprannome, io mi sono scritto teacher come nickname, sono io, entrate dentro e vi appare il vostro software, vi appare questa finestra iniziale del software. Torno un attimo indietro, per chi non è studente bastava cliccare su avvia FinkerCAD, vi appare questa schermata dove, a parte che potete tornare ancora come studente, dove qui c'è crea account personale, vi create il vostro account personale, entrate dentro, si può fare con una mail o una password che vi inventate o col vostro profilo Google, se invece si ha già un account ovviamente si accede da qui e potete entrare. Torniamo a vedere cosa succede nel nostro software. Nel momento che siete qua dentro andate a creare un nuovo progetto. Quando si crea un nuovo progetto, vi si apre una piattaforma completamente diversa, che è la piattaforma di progettazione vera e propria. Eccola qua.